Ciao a tutti, rieccoci e questa volta ragioniamo sui contenuti multimediali che possiamo mettere nella mappa, quindi come vi avevo preannunciato, fotografie, video e file audio. Abbiamo visto come si inseriscono manualmente gli elementi, abbiamo visto come si inseriscono manualmente i layer e quindi qui abbiamo luoghi pericolosi e tutto, ma come si inseriscono anche elementi esterni che possono essere poligonali chiuse, poligonali con buchi o semplicemente polilinee. Andiamo a vedere l'immagine innanzitutto. L'immagine chiaramente facile da capire, non può essere inserita to cure all'interno della mappa, non è un testo che viene immediatamente processato, è un file strutturato un po' più complesso, per cui dobbiamo trovare il modo di farlo. Ce lo suggerisce, se entro nell'editor del mio marcatore, per esempio il nostro amico Help in linea qui, che ci dice che dobbiamo inserire un URL, cioè un indirizzo per l'immagine, un link per l'immagine. Andiamolo a trovare. Esistono dei siti, per esempio quello che uso io si chiama Posti Image, che ti offrono spazio gratuito e possibilità di generare un link, per cui io entro. Lo potete fare anche liberamente senza l'account e io generalmente accedo per comodità. E qui inseriamo il nome di una galleria, per esempio mappa fantasy. Creiamo una galleria nuova, eccola qua. All'interno della galleria andiamo a caricare le nostre immagini. Carichiamo la prima, scegliamo l'immagine e l'immagine che scegliamo è quella dei fabbri, per esempio. Eccola qui, completato. Che cosa succede? Quando ha caricato l'immagine, lui che cosa fa? Genera un po' di link. A noi interessa questo, il direct link, il collegamento diretto che copiamo e andiamo a vedere nella mia mappa come inserirlo. Guardate, insomma, diciamo che il link lo metto qui, ecco, per ricordarmelo. Però andiamo a vedere che cosa mi dice il mio aiuto. Mi dice che la mappa posso inserirlo in questa maniera, immagini. Oppure, ancora più interessante, potrei anche utilizzare questo link con le parentesi graffe per gestire anche la larghezza in pixel. Proviamo a utilizzare proprio quest'ultimo. Che cosa faccio? Copio. Al posto di HTTP di immagine.url ci vado a mettere questo e mi fermo qui. Metto il mio direct link. Al posto di larghezza metto, per esempio, 400, che sono più o meno i pixel di larghezza della nostra finestra, e faccio salva, chiudi, disabilita modifica. Vedete, quando lo vado a richiamare è apparso la mia fotografia esattamente come gli ho detto che doveva essere. Chiaro? È molto molto agevole questo sistema. Per esempio, andiamo a mettere la stalla col parcheggio, entriamo nella nostra modifica, anzi andiamo a mettere qui la biblioteca infernale nell'altro sito, qui la stessa cosa, ci andiamo a copiare innanzitutto il mio link, quello che devo riempire, CTRL-C, il facsimile di link che devo generare, e poi il mio post image, mi vado a caricare una seconda immagine, non in default, ma me lo vado a caricare in mappa fantasy. Scegliamo la mia immagine, in questo caso la biblioteca, ecco qui, e mi vado a copiare il link che mi serve, torno e quindi vado a mettere al posto del link all'interno delle parentesi graffe CTRL-V e per la larghezza utilizzo sempre 400 in modo che la sistemo, salvo, chiudo e la biblioteca maledetta di Luigi l'Indolente mi appare all'interno della finestra, particolarmente semplice. Ovviamente vale anche per l'arena maledetta, perché no? Per cui io che cosa faccio? Entro qui, mi vado a copiare sempre il solito link. Io ve lo faccio rivedere solo per prenderci confidenza. CTRL-C e vado ad inserire questo. Ho fatto un errore, quindi faccio CTRL-X, va fatto su un rigo sotto, e mi vado a generare il link. Carico questa volta sempre nella mappa fantasy, non lo so, avevo scelto per gladiatori questa e ho pigliato qualche fotografia presa così, genero il link, vado nella mappa e lo inserisco sostituendolo a quello del facsimile. CTRL-V, larghezza
400. Ci siamo. Mi permetto di farlo un'ultima volta, per esempio, qui sulla chiesa, e quindi anche qui, giusto per vederlo, mi vado a copiare il mio link, Ctrl C, lo vado ad inserire all'interno della finestra di dialogo e mi vado a generare il link del Tempio della Luce. E quindi carico un'altra immagine, la vado a scegliere, questo è il Tempio della Luce. Copio il link, vado in mappa e sostituisco. Cioè, ripeto, molto molto semplice. Ctrl V e a posto di larghezza 400. Ok, fatto, andiamo a vedere. Ah, devo disabilitare il modifica uscire dall'editor. Ecco qua, qui abbiamo i nostri gladiatori, qui abbiamo il nostro Tempio della Luce. Vedete, la nostra mappa si colora. Posso inserire dei video, per esempio dove parlavo di stalle e di cavalli, avevo visto questo video, eccolo qui, sui cavalieri medievali, che vado a raccontare in qualche maniera. Andiamo a vedere nella mappa, usciamo un momentaneo, questo lo lasciamo, andiamo a vedere nella mappa come posso inserire un video. Entro nell'editor, chiudo questo, entro nell'editor, vedete per i video. Cosa mi dice il mio mini tutorial portatile? Posso andare a vedere il mio codice iframe. Beh, eccolo qui. Quindi devo andare a mettere un codice iframe relativo ad un video qui all'interno. Io non faccio altro che copiarmi la matrice su cui andare a inserire. Dove trovo il codice iframe? Il codice iframe, se vado a fare condividi e vado in incorpora, il codice iframe è questo, quello che va da HTTPS al codice del video di YouTube, quindi Ctrl C, copio, torno in mappa e all'interno delle parentesi graffe inserisco il mio codice così inserito. Salvo, chiudo, disabilito modifica. Quando apro, appare il mio video di YouTube. Ok, qui anche posso, insomma, se andiamo a vedere nell'editor, posso andare a, vedete, gestire l'altezza del video. Dove sta giù, ecco l'altezza del video, però insomma non cambia tantissimo, potete usare anche direttamente quello. Ovviamente va da sé che il video può essere chiaramente visto dall'interno della mappa senza mai uscire, molto molto interessante. Ok, ci siamo, l'ultima cosa che possiamo aggiungere è un file audio. Il file audio, signori, si aggiunge nella stessa maniera, cioè si deve generare un codice iframe, per cui io che cosa faccio? Ancora qui mi genero il codice iframe, eccolo qui. No, mi voglio mettere questo dell'altezza. Voglio scegliere questo, scusatemi, basta copiare solo questo. Chiudo e tratto il mio file audio come se fosse un'immagine e lo metto qui. Come genero il codice iframe? Allora, io ho trovato questo sistema su un tutorial su internet, ve lo faccio vedere. Io genero un faccio un file MP3. Audio, in questo caso è un pezzo di voce mia, eccolo qui, Percorso della Fede, l'ho registrato io. Volendo, insomma, lo potete scaricare, fatto che sia in formato MP3 e lo caricate sul vostro drive, quindi cominciamo a usare gli strumenti delle Google App. Io posso, clicco il tasto destro, non c'è bisogno di aprirlo, faccio condividi e ottieni un link condivisibile e copio questo tipo di link. Ovviamente lasciatelo impostato sulla sola visualizzazione. Copio questo tipo di link. Andiamolo a vedere il link. Ho aperto un documento Word per farvelo vedere. Eccolo qui. Copiato il tipo di link, vedete che nella parte finale c'è questa vocina. Tutta questa qui, noi dobbiamo soltanto limitarci a cancellare questa voce. E scrivere invece la parolina previe. Previe, esattamente, questa qui. Quindi torniamo indietro, giusto per vedere, si deve prendere il link di condivisione e dopo l'ultimo slash, la parte che termina con sharing va cancellata e sostituita con la parola previe. Anzi, facciamo così che mi sembra più interessante. Io ricopio tutto, Ctrl C, e lo vado a mettere sotto e questa parte qua, in modo che lo vediamo a confronto, lo sostituisco con la parola previe
e mi copio questo link. Cos'è questo link? Questo link è esattamente il link iframe che devo andare a sostituire. Ctrl V e questo mette un numero basso, 50 per esempio, che mi indica l'altezza, perché se no adesso vi faccio vedere mi viene troppo ampio. Quando vado a chiudere e vado ad aprire la mia finestrella dovrebbe apparire, eccolo qua, il mio lettore. Se metto un numero di più alto di 50 questa finestra mi viene molto lunga. Basta che clicco. Ecco qua, è quello che succede a me la sera quando vado a cercare parcheggio lì, però vedete che abbiamo inserito un file audio. A volte capita che non si vede direttamente dalla mappa, ma basta cliccare qui e lo si apre dall'esterno, in modo vedete che si vede direttamente. Insomma, questo non è altro che poi il collegamento alla cartella di Google Drive. Per cui, tutorial finito, abbiamo visto un po' di cose interessanti, quindi abbiamo visto come si può corredare la nostra mappa e i nostri dati di contenuti multimediali, per cui insomma sembra già di per sé interessante. Ve ne aggiungo uno, se magari vogliamo inserire un link, per esempio andiamo su Wikipedia e cerchiamo, non lo so, biblioteche medievali, può essere interessante, magari se ci mettiamo anche l'H. Se ci mettiamo anche l'H non si innervosisce nessuno. Letteratura medievale, diciamo che ci va bene così. O anzi, il secondo monastero di Alcobasa, eccolo qua. Pigliamo questo link, vogliamo inserire questo link come link di riferimento, per cui noi facciamo una cosa più interessante, andiamo dal nostro amico Luigi con la biblioteca, andiamo a vedere se possiamo inserire anche questo tipo di elementi. E lo vado a inserire tout court, così com'è qui sotto, Ctrl V. Però vedete, attenzione, quando si parla di link semplice, possiamo inserirlo in questa maniera. Per cui copiamo questo, lo andiamo ad inserire qui, link semplice, forse questo lo dobbiamo togliere. All'interno delle parentesi quadre ci andiamo a mettere il nostro link di Wikipedia, così come l'abbiamo trovato. Ctrl C. Ho cancellato i codici finali, mi basta. No, mi sa che lo devo copiare tutto. Ok, perché erano caratteri speciali. Ecco qui, lo vado a inserire qui dentro, Ctrl B, e cancello tutto il resto. Andiamo a vedere che cosa vedrò in visualizzazione. Faccio salva. Chiudi, disabilita modifica e al di sotto ho il mio link di Wikipedia pronto per essere utilizzato. Ne ho visto un'altra che vorrei in tutta onestà provare insieme a voi, per esempio ce lo andiamo a mettere nell'arena dei gladiatori, è questo contesto. Vediamo che cosa significa contesto. Eccolo qui, mi copio la matrice, Ctrl C, la vado ad inserire. Dentro, Ctrl C, testo del link, non lo so, magari ci vado. Allora, qui ci andiamo a mettere il link. Copiamoci lo stesso che è solo per verifica. Ctrl V e qua come testo del link magari ci scriviamo, non lo so, Bella Biblioteca Spagnola. Andiamo a vedere se mi dà errore o mi fa fare qualcosa. Clicco. Ecco, vedete? Il link è all'interno di un commento, quindi è il modo per inserire all'interno del commento il link di Wikipedia. Magari noi possiamo scrivere per approfondire, ecco qua, può essere utile nei commenti, invece di mettere Biblioteca Spagnola, aggiungiamo soltanto la parolina per approfondire. Eccoci qua. E quindi, quando andiamo a parlare dell'arena, troveremo il nostro per approfondire, che ci riporta alla pagina di Wikipedia.
Wikipedia. Ok, tutorial finito e la prossima volta cominciamo a ragionare su come scrivere i dati senza doverli caricare uno alla volta, perché immaginerete che in questo caso il caricamento è manuale, quando avete 200 dati andarli a modificare diventa piuttosto complicato. Per ora vi saluto e al prossimo tutorial.